11. Adesso sto facendo una misura, cioè una visualizzazione della deviazione della linea meridiana rispetto a questo percorso circa 2 gradi rispetto alla rettilineità, perché suppongo che questa linea gialla sia dritta, invece la linea meridiana ha una piccola curva, ma impercettibile. Se lo si guarda si vede che la linea gialla non è centrata, ma io in realtà l'ho centrata. Normalmente quando abbiamo a che fare con questo tipo di fenomeni la colpa è nostra, non è di quelli che l'hanno fatta nel 700, però nel 1750 Boscovich si è accorto di questa deviazione e l'ha resa nota, però non ha detto dov'era. Quindi adesso, con una misura ogni giorno con il passaggio del sole, se il sole passa un po' in ritardo, un po' in anticipo, si capisce quanto è deviato. E ci aspettavamo tutto tranne che fosse proprio sotto il vetro la deviazione. Quindi vedete che qui è più di qua, lì è al centro e lì è al centro, quindi in questo punto la linea evidentemente si allontana verso di là, che sarebbe verso est, quindi acquisisce ritardo, 2 secondi, 1 secondo, però lo stiamo misurando. E poi va bene, la misura che faccio con questo telefono, vado a misurare il lembo del sole da sopra, se passa, se non ci sono nuvole, lo vado a misurare da questa posizione da sopra per ritrovare esattamente la posizione del lembo solare con un metodo meno manuale, più oggettivo possibile, quindi riproducibile con un computer, perché così si possono confrontare le osservazioni fatte 300 anni fa con quelle di oggi e di fatto sono equivalenti. Però bisogna dimostrarlo e questa è la procedura per dimostrarlo. Grazie tanto. Prego. Dobbiamo andare.